portare a voi tutti un quesito. Intanto qui oggi dovevamo essere 100.000, non 1.000, e quegli altri 999 che non sono venuti sono dei parassiti. Noi oggi dovevamo essere 100.000 guerrieri, dovevamo essere 100.000 persone che dicevano, noi non ci siamo più, perché noi vogliamo sapere, vogliamo delle risposte. Noi quando ci prendiamo delle, facciamo delle decisioni nelle nostre aziende, ci prendiamo delle responsabilità, i politici l'hanno presa sulla pelle nostra e questo non va bene. Ad aprile era stato detto di potenziare i trasporti, era stato detto di prepararci alle scuole, di potenziare gli ospedali. Cosa hanno fatto loro a settembre? Ci hanno ridotto gli orari e ci hanno chiuso. Questo sapete perché? Sapete perché questo? Perché siamo dei pecoroni. Siamo dei pecoroni, siamo. Ok? Noi qua oggi dovevamo essere di 100.000 a dire una persona sola. Dignità! 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 E basta! Noi questo dovevamo fare oggi. Questo succede perché non siamo nei tavoli del potere, perché non contiamo niente. È inutile che veniamo qua a dire siamo al 15% del PIL, a loro non gliene frega niente. Vedete se ai tavoli del lavoro c'era un Bianchini, c'era un Arditi, tutte ste stronzate non le facevano. E questo noi che dobbiamo fare, dobbiamo unirci, dobbiamo essere una forza unita e coesa. Noi partiti bianchi, gialli, neri, ste stronzate lasciamole a loro. Noi siamo il popolo del lavoro, dei lavoratori, dei collaboratori, dei fornitori e basta. La politica la dobbiamo lasciare a loro, ma nella politica ci dobbiamo stare con i nostri rappresentanti. Bravo! Guardate se grandi gruppi commerciali l'hanno toccati, guardate se grandi centri l'hanno toccati, se l'industria del farmaco l'hanno toccata, non l'hanno toccata, hanno toccato noi perché non contiamo niente. E questo è perché, solo questo. Vero. Grazie a tutti. Grazie. Noi abbiamo bisogno di questi guerrieri, abbiamo bisogno di gente che ha la passione e ha il sangue che bolle nelle vene. Ce n'è uno che rappresenta il mondo delle discoteche che è come me, è un guerriero. Lucio Paesani di Rimini, Asso Intrattenimento. Buongiorno a tutti. Non è un buongiorno. Bene, dove ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati a Montestorio, dove avevo parlato di Medioevo.